Grazie Alessia di questo momento, ho capito tutto su Vero. Cosa sono i boomer e che cosa sono i millennial. E ho scoperto tante cose, per esempio che se non sai usare TikTok sei boomer, se non sai usare i filtri di Instagram sei boomer, se guardi la televisione normale sei boomer. Se sei su Tinder? Sei boomerissimo, vero? Dicendo, l'ha detto la Sabrina scuotendo la coscia, se sei su Tinder. Musica. Stare tutto il giorno davanti al cellulare è millennial. Farlo, ma tenendolo lontano dalla faccia perché non vedi più una mazza, è da boomer. È millennial abbandonare il lavoro per trovare se stessi. È boomer cercare se stessi nel lavoro, ma non trovare né il lavoro e neanche se stessi. L'Erasmus è da millennial. Fare le lavatrici dei figli quando tornano dall'Erasmus è da boomer. I millennial ascoltano i vocali a velocità 2. I boomer non li capiscono neanche a velocità 1. È millennial usare le faccine per commentare i messaggi. È boomer confondere le faccine, usare quella sbagliata e farsi regolarmente delle figure di merda. Ascoltare molti podcast è da millennial. Avere l'autoradio fissa su Radio Nostalgia è boomer. E millennial Harry Style coi colletti a punta. E boomer Pippo Baudo con lo smoking in palissandro. E millennial parlare corsivo. E boomer non avere ancora capito come si pronuncia Camilla Cabello. Camilla Cabello. Il millennial fa tante videochiamate. Il boomer fa le chiamate normali ma gesticola come se l'altro potesse vederlo. Il millennial ha perso 2 anni di gioventù per il Covid. Il boomer ha perso 20 anni di vita con i millennial a casa per il Covid. E millennial entrare in discoteca a mezzanotte. E boomer uscire dalla discoteca a mezzanotte. E boomer patire il freddo e fermarsi con la schiena contro il termosifone più di 6 volte al giorno. E millennial stare scosciati, scoperti e scollati anche a novembre sulla marmolada. E millennial fare serata, tornare a casa alle 5 di mattina, alle 6 svegliarsi freschi come delle rose. E boomer buttarsi sul divano alle 9 di sera, ravanare 3 ore a cercare la serie giusta e poi addormentarsi già al tutù di Netflix. Noi boomer abbiamo visto lo sbarco sulla luna, i millennial lo sbarco sui social. Gli iraniani arrestati e feriti per le proteste democratiche sono tutti millennial e a sentirsi in colpa per il mondo che lasciamo ai figli sono tutti boomer. Anche salvare l'ambiente è molto millennial. Averlo distrutto, e mi vergogno un po' a dirlo, è proprio da boomer. Grazie a tutti. A pomerissimo! Luciana!